Max The Curse of Brotherhood è il nuovo progetto della piccola software house danese Press Play, alle prese con il suo titolo più ambizioso. Al di là del look molto fanciullesco, il gioco si presenta come un platform ben strutturato e solido, con una componente enigmistica veramente eccezionale. Cercando di far sparire il suo pestifero fratellino, Max apre per errore un portale verso una dimensione alternativa, in cui il piccoletto viene ovviamente risucchiato. Il nostro giovane eroe si getta immediatamente nel vortice dimensionale per rimediare al danno e comincia così l'avventura di Max in un mondo fiabesco e ostile, che ricorda per cromatismi e colpo d'occhio quello di Trine. Il fantasy del capolavoro Frozen Byte resta ancora imbattuto per qualità grafica e quantità di dettagli, ma Max The Curse of Brotherhood dice comunque la sua, portandoci al centro di ambientazioni leggere e sognanti, caratterizzate da un 3D moderatamente espressivo. Fra foreste, deserti, paludi e oscuri castelli, il viaggio di Max riesce a esibire un immaginario convincente, ispirato alle suggestioni delle fiabe europee, ma con qualche tocco di personalità. Sulle prime anche la progressione ricorda quella di Trine. Lo scorrimento bidimensionale, le dinamiche di salto e arrampicata sorvegliate da un engine fisico fin da subito molto presente, le trappole di spine da evitare. Basta però superare qualche schermata perché il platform di Press Play comincia a reclamare un carattere tutto suo, legato proprio alle strane capacità del protagonista, o meglio del suo pennarello. Nello zaino di Max si trova infatti un enorme evidenziatore magico, che è in grado di alterare con il suo tratto il mondo di gioco. Premendo uno dei grilletti dorsali, il matitone esce allo scoperto e con lo stick analogico possiamo muoverlo liberamente. È possibile così disegnare e far comparire vari elementi dello scenario per superare gli ostacoli del villaggio fantasma in cui è ambientata la prima parte dell'avventura. Fin da subito il gioco fa risaltare un level design brillante e vivace, con puzzle ambientali originali e in grado di mettere in difficoltà persino il giocatore più scafato. Acquisendo nuovi poteri, il titolo comincia ad ingranare, grazie a una progressione che riesce sempre a sorprendere. Molto ben studiati i ritmi dell'avanzamento, che alternano con successo i momenti più cervellotici a fasi platform tutto sommato ben caratterizzate. È proprio in questi momenti, tuttavia, che si manifestano un po' di problemi, legati a dinamiche di salto non sempre precisissime e una fastidiosa tendenza al trial and error. Per fortuna, qui l'avanzamento non si fa mai pesante, resta anzi pieno di stimoli, concentratissimo nelle 6 ore di gioco necessarie per portare a termine l'avventura. La longevità così contenuta potrebbe essere considerata un difetto, ma per un titolo in digital delivery con un costo così limitato ci pare anzi ottimamente proporzionata. The Curse of Brotherhood è un titolo freschissimo, originale, che si lascia giocare e addirittura rigiocare, alla ricerca magari di segreti che ci siamo lasciati per strada, nascosti in posti impensabili e veramente difficili da raggiungere. L'unico rammarico resta quello di un comparto tecnico non certo eccezionale e di musiche non ispiratissime. Max The Curse of Brotherhood è un titolo solido e interessante, un nuovo inizio per una software house che grazie al supporto di Microsoft si avvicina in grande stile alla scena digital delivery. Al di là di qualche incertezza nella fluidità del motore di gioco e di un comparto grafico vistosamente old gen, la proposta di Press Play è vivace, originale, ben congegnata e molto densa. Una delle migliori esclusive Xbox dell'anno, assolutamente da giocare su 360 e su Xbox One. Do you think your brother will save you?